La storia è scritta normalmente da chi vince. In Sicilia la storia l'hanno fatta i vincitori, cioè coloro come Garibaldi, come Vittorio Emanuele II, Cavour era morto da tempo, che sono entrati qui in Sicilia, Garibaldi per primo, si autoproclamò dittatore, entrò a Palermo, andò nel Banco di Sicilia, prelevò tutto il tesoro che c'era nel Banco di Sicilia, lasciò una ricevuta, come facevano i nazisti quando prelevavano, derubavano i tesori nostri e lasciavano la ricevuta, e dopo noi, attraverso il cosiddetto Risorgimento, siamo passati a essere noi siciliani nello Stato unitario, attraverso il plebiscito. Ne parla Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, probabilmente fu una farsa, ma anche quel plebiscito. Perché introduco in questo modo? Perché noi abbiamo qui oggi ospite un esponente di un movimento appena nato, comunque di recentissima formazione, il movimento di liberazione del popolo siciliano. Liberazione nazionale. Nazionale del popolo siciliano. Un po' come esistono movimenti di liberazione di altri popoli, per esempio penso agli armeni, per esempio, per non parlare degli irlandesi del nord. E allora è un movimento questo che si propone di liberare la Sicilia dalle catene dello Stato unitario. Ecco, ne parliamo con la portavoce di questo movimento che è nato a Messina, ma che vuole espandersi, tant'è vero che è venuto ad Augusta, è venuta Rosa Cassata, la nostra ospite, portavoce del mondo di questo movimento, ed è venuto qui. Benvenuta lei, il movimento, stavo vedendo il movimento tutti insieme. C'è anche il presidente, ecco, in questo momento. Allora c'è anche il presidente. Quindi, il movimento delle movimento. Sue persone è venuto sì. qui ad Augusta per fare proseliti, no? Capisco bene, proselitismo. Sì. E allora io penso che sia opportuno parlare con Rosa Cassano di questo movimento, di quello che significa, di quello che comporta, può comportare, e quindi poi eventualmente in un'altra occasione poi ci vedremo e voi stessi verrete anche da Augusta per parlare con la gente direttamente, perché loro hanno avuto qui ad Augusta soltanto un incontro in una sede chiusa, ma voi volete aprirvi al popolo? Sì, vogliamo un incontro aperto in piazza. Al più presto possibilmente. Quindi, perché il Movimento di Liberazione nasce? Perché rappresenta la volontà di un popolo che ha un unico scopo, liberarsi dal paese che considera colonizzatore. La Sicilia, in questo senso, è una terra colonizzata. Siamo stati colonizzati da tanti, sì. da tanti, no, tante altre civiltà. Sì. Ora siamo colonizzati dagli italiani. Dagli italiani. Ma noi facciamo parte dell'Italia o no? Come Sicilia, non domando. No, la Sicilia non è Italia. Noi spesso diciamo questo, Sicily is not Italy, perché la Sicilia doveva essere Repubblica Confederata con l'Italia. Tutto questo succedeva dopo la guerra di indipendenza che si è fatta in Sicilia dal 43 al 46, quando era nato il Movimento per l'Indipendenza. Esatto, con la Seconda Guerra Mondiale, quando esisteva l'Evis, cioè l'Esercito Volontario Indipendentista Siciliano, la Sicilia ha ottenuto proprio come armistizio questo trattato, cioè il famoso Statuto di autonomia speciale della Sicilia. Veramente l'ha ottenuto dallo Stato dal Regno, dal Luogotenente, sì, generale del Regno. Sì, ma no, confutiamo. Allora, perché l'ha ottenuto? Io, scusa, sì. abbiate pazienza. No, per capire, perché se no entriamo in un argomento storico e poi perdiamo troppo. Sì. E anche per evitare confusioni con la storia, perché sì, se no poi io dico una sì. cosa e lei dice un'altra. Lei può dire quello che vuole. Sì, sì, ma le volevo, perché io la posso anche statuto. Contestare storicamente, ma sì. questo non mi interessa. Lo Statuto di autonomia viene dato dal re. Il 15 maggio del 46, infatti. Attenzione, viene dato per abbassare le istanze separatiste. C'era il luogotenente, il re di maggio, anzi non era più luogotenente, era già il re Umberto. Comunque Umberto, sia, Umberto. Viene dato come patto di guerra fra la Sicilia in armi e l'Italia. La Sicilia aveva perso i suoi migliori combattenti, Antonio Canepa per capirci, a Morazzo Rutto. Quindi viene continuata un po' questa lotta per l'indipendenza, purtroppo i siciliani sono in numero più basso, quindi a un certo momento si propone di dare ai siciliani questo statuto speciale che avrebbe fatto della Sicilia Stato nello Stato. Tant'è vero che la parola regione siciliana
non è regione Sicilia. Come vale? Vale per le altre regioni, perché la regione ha sostituito Repubblica, doveva essere Repubblica Confederata. Allora, lo statuto, quello che noi... Statutariamente non è così. Ma comunque, appunto, perché lo statuto poi è stato... Certo, lo statuto non è stato nemmeno applicato perché il presidente della regione dovrebbe comandare le forze di polizia e non è così. Infatti. E dovrebbe sedere il Consiglio dei Ministri col rango di ministro, quando si parla però di siciliani. Esisteva anche un'alta corte, che sì, però sì, è vero. Che è stata tolta negli anni 50. Esattamente. E la Sicilia... Però abbiamo la Corte dei Conti, almeno quella l'abbiamo. Vabbè. E poi abbiamo la CGA a Palermo, però qualcosa l'abbiamo. Vabbè, ma abbiamo molto poco rispetto a quello che si potrebbe avere in una terra completamente indipendente, sì, cioè in una nazione sovrana. Però voglio dire, neanche i catalani hanno non è uno stato, però la Catalogna. Ma la Catalogna non è mai stato uno stato a sé. No, voglio dire, con un forte statuto autonomistico più del nostro, non è uno stato. Loro l'hanno preso dal nostro comunque lo statuto. Va bene, lo statuto della Catalogna ha ricopiato lo statuto di autonomia siciliana. Io rispetto delle opinioni, fiduci figuri, però. Sì, no, io, noi siamo qui per parlare di autodeterminazione. Autodeterminazione. Quindi noi siamo un popolo che è colonizzato. Questa è l'idea che avete. Ma infatti la denuncia che è stata fatta all'ONU è stata fatta proprio per questo, per occupazione, colonizzazione e razzismo nei confronti dei siciliani, perché il razzismo c'è e c'è tutt'oggi, no? Perché il razzismo esiste? Che il siciliano viene parlato quando si parla di mafia, non viene parlato il siciliano perché il siciliano ha un suo rango di lingua vera e propria, con grammatica, vocabolari e tutto, e i dialetti sono le parlate locali. E siccome la Sicilia è un territorio molto ampio, lei mi insegna che magari a 40 km di distanza parliamo due linguaggi differenti, ma la lingua siciliana come lingua esiste. Da poco è stato stabilito che effettivamente la lingua italiana deriva direttamente dalla lingua siciliana. Non è così. Vabbè, non è così, non è dico così. In linea di massima. Non è così. La lingua italiana deriva dal fiorentino. Il volgare illustre siciliano ha avuto la sua primazia. Cioè è stato prima del volgare, ma non è che l'italiano deriva dal siciliano. Beh, io ho letto un articolo ultimamente, non me lo sono inventato. No, veramente. Quelle sono sciocchezze. Sciocchezze profonde. Cioè quello lì non è stato nemmeno capito quell'articolo. Ho capito a cosa si riferisce. Comunque, vabbè, noi possiamo parlare di Federico II di Svevia, problemi non c'è niente. No, ma di autodeterminazione. Autodeterminazione. Allora, andiamo. La Sicilia ha deciso di autodeterminarsi come movimento di liberazione nazionale del popolo siciliano, che esprime la volontà del popolo siciliano di liberarsi da questo Stato colonizzatore. Per tanti motivi che sono scritti qua. Sì, sì, per carità, peccato che dobbiamo fare queste cose, cioè arrivare a questi punti, a queste estreme. Vabbè, ma perché guardi, il problema è molto semplice, purtroppo l'estremo era normale che succedesse, perché lo Stato italiano è stato fondato sulla truffa, dal 1860 al 1866. Sì, lo so, queste cose sono vecchie, io le dico anche ai miei alunni, non c'è problema, non è questo. È stata una truffa. È che dobbiamo arrivare e tornare indietro anziché andare avanti. Sì, però voglio dire, un condominio piccolo si gestisce meglio di un condominio. Infatti, grande. 90 deputati noi li manteniamo, cosa hanno fatto per la Sicilia? Niente, ma infatti, ma anche loro sono considerati dei traditori della Assemblea parte siciliana. Assemblea siciliana, un Parlamento che è più vecchio, più antico d'Europa. Non hanno mai fatto niente, ma perché hanno fatto solamente... Dico il più antico d'Europa, quale Parlamento abbiamo avuto in Sicilia? Mai nessuno. Sentirsi orgogliosamente siciliani significa che posso anche non sentirmi italiano. Carissima Rosa, parlare in siciliano. Potessimo parlare in siciliano. Io volevo parlare in siciliano, non parlo benissimo. La coine linguistica in Sicilia non c'è. Perché abbiamo diverse parlate, no? A Messina, a Palermo, infatti Messina a Siracusa, Messina, la Rosa Cassata è originaria di Messina, o proprio messinese. No, non sono messinese, sono barcellonese. Però è più ristretta la... Abbiamo anche un ospite che è della provincia di Messina. Di dove? E tra l'altro sì. Messina ha dato all'Italia uno scrittore che è trascurato, cioè Stefano D'Arrigo, sì, con un capolavoro secondo me assoluto, e però nessuno ne parla più, no? Vabbè, Messina ancora non si fa, cioè, i messinesi non sanno chi erano i Camiciotti. Esiste una via che si chiama via Camiciotti,
E se lei chiede a un massinista, ma che sono questi camiciotti? Boh. Invece si è saputo che sono i camiciotti perché altri ragazzi hanno studiato su questa cosa, quest'anno è stata messa una lapide, i camiciotti erano dei ragazzi che portavano una blusa corta. Come i sanculotti in Francia. Ecco, i camiciotti che stavano in una, diciamo, in pari in un orfanotrofio e loro stessi hanno combattuto i Borboni. Esiste tutt'oggi il pozzo dove questi ragazzi, pure di non essere presi dai Borboni, si sono buttati dentro, e questo pozzo si trova negli scantinati della casa dello studente in via Cesare Battisti. Visto che stiamo parlando a ruota libera, ecco, quindi allora, per dire, noi non conosciamo la nostra storia, certo, perché se i siciliani conoscessero la loro storia, avessero un minimo di orgoglio legato a questa storia, cioè l'orgoglio di essere stata un'azione per quasi 1000 anni, lasciamo perdere Antecristo, parliamo dal 1000 in poi, perché giustamente lei dice siamo stati colonizzati, attenzione, dalle colonizzazioni precedenti noi abbiamo preso il meglio, nelle costruzioni, nell'arte, perché no, anche nella tradizione culinaria, dall'anno 1000 fino al 1848, poi sono arrivati i Borboni, che però voglio dire, rispetto agli italiani sono stati dei signori. Rispetto ai Savoiardi, ai Sabaudi, ai Cavurriani, ai Garibaldini, sì. Diciamo così che è meglio, forse perché, è meglio. Sì, perché i piemontesi comunque non vogliono essere chiamati Savoia. Certo. Perché i piemontesi non si rispecchiano nei Savoia. Però fu il Piemonte e Sardegna con i Savoia in testa che hanno espanso il loro stato, hanno conquistato, perché? Giustamente, hanno colonizzato, questo è vero, diciamolo. È stata una colonizzazione. Anzi, come diceva qualcuno, diciamolo. Quindi, voglio dire, se oggi la Sicilia reclama la sua sovranità, la reclama per tanti motivi. La colonizzazione non è tanto da parte dello Stato italiano, ma dagli Stati Uniti d'America, perché l'Italia è una colonia e noi siamo la subcolonia. Quando un generale americano e anche un generale italiano dichiara che la Sicilia è una portaerei del Mediterraneo, mi chiedo, ma di che stiamo parlando? Quando il Trattato di Parigi del 47 parla molto chiaro, Sicilia e Sardegna sono terre smilitarizzate. In Sicilia ci sono 16 basi. C'è Sigonella, che è la base più grossa degli americani, al di fuori del territorio americano. Quindi in Sicilia avemo Sigonella, dove c'è di tutto di più. Ultimamente a Sigonella sono arrivati 100 droni. E prima 1000 Marines, poi altri 800 Marines. Sì, guerra stellare. Cioè noi... Guerra stellare. Sì, sì, così io parlo, è così, è così. Io parlo di, non di guerre stellari, io parlo di guerre ambientali, perché anche le famose 47 antenne di Niscemi che esistono da 20 anni, il super radar, cioè non è una cosa così normale. Fra l'altro, la sughereta di Niscemi c'è un'invasione di un'altra nazione in una nazione sovrana, perché quella non è una base NATO, quella è una base degli americani, è americana, non è base NATO, è base americana. E noi, nonostante abbiamo fatto manifestazioni, lotte, tutto quello che vuole, non riusciremo mai a scollarcene di dosso fino a quando non saremo una nazione sovrana, perché purtroppo l'Italia è subalterna degli Stati Uniti. Ma chi lo sa, poi vabbè, ma noi non possiamo mettere, ecco, ipotecare il futuro, non lo possiamo fare. Io vorrei ricordare però che ai tempi dell'indipendentismo siciliano si parlava di una Sicilia che doveva essere la 49esima stella degli Stati Uniti. Questo ne aveva parlato Salvatore Giuliano. Era stato strumentalizzato da alcuni personaggi. Esatto, con tutto il rispetto che possa avere per Salvatore Giuliano, che sicuramente ha rappresentato un momento di... Però era anche un bandito. Io rifaccio tutte le mie teorie, riconosco come mio maestro unico Antonio Canepa. Vabbè. Il professore guerrigliero. Per carità, cioè io tutto il rispetto. Certo. E da lui sono riuscito, cioè ho ereditato l'amore per questa terra e soprattutto il desiderio di renderla libera, perché Antonio Canepa non era un autonomista, Antonio Canepa non era un appartenente del Movimento per l'Indipendenza, quando si è sempre detto rappresentava l'ala sinistra, non è vero. Antonio Canepa non ha mai fatto parte del MIS, questo bisogna dirlo. Antonio Canepa aveva fondato l'ELIS, cioè il Movimento Indipendentista Siciliano. Questo sì. È il MIS. Allora si chiamava MIS. E si chiama tutt'oggi MIS. No, perché qualcuno lo confondeva con l'MSI, con no, le persone italiane. Dicevano no, il MIS, invece bisogna stare attenti come si pronunciano anche le sigle. Esatto, Movimento per l'Indipendenza della Sicilia. Mentre invece Antonio Canepa
era il comandante dell'Elis, aveva fondato l'Elis, cioè l'esercito volontario indipendentista siciliano, che è quello che conduceva la guerriglia. In realtà Antonio Canepa è stato ucciso dall'Italia, da questa italietta stracciona e capitalista, come la definì Lenin, perché l'Italia è stata sempre italietta, perché ha voluto competere non avendo le possibilità di farlo. L'ha dimostrato adesso il G8, dove fra poco non ci andrà più manco a parlare, fortunatamente, perché lo Stato italiano, c'è una bella differenza fra Stato e Nazione. Io mi piace ricordarlo sempre, la Nazione è un popolo, che si riconosce con lingua, tradizioni, cultura. L'Italia, non esiste un popolo italiano, non esiste una nazione italiana, perché è una accozzaglia di culture diverse, e noi riusciamo a capirci perché c'è la lingua italiana. Perché se io mi metto a parlare siciliano con un lombardo e io parlo il lombardo, noi non ne capiamo. Quindi noi abbiamo l'italiano, che è la lingua straniera che studiamo meglio, anche meglio dell'inglese. Questo è il discorso. 950 anni, certo, dire così è un'affermazione un po' forte questa. Sì, ma per noi che veniamo chiamati ancora a tutt'oggi, la Sicilia viene rappresentata come la mafia, la piaga. Ma la trattativa è stato mafia, non l'hanno fatti i siciliani. La trattativa è stato mafia, l'ha fatto lo Stato italiano. E Falcone e Borsellino docet, perché Falcone e Borsellino non sono stati mafiosi siciliani che hanno voluto la loro morte, sono stati colletti bianchi che hanno trovato poi qua la mano armata che li ha eliminati, molto semplicemente. Purtroppo la Sicilia fa comodo all'Italia per tanti motivi, e non ultimo il motivo che ha grandissime risorse di suolo e sottosuolo. E quindi dobbiamo reagire. E voi giustamente noi dite, dobbiamo reagire come un movimento, come il movimento basco, catalano, irlandese, no? Poi tutti questi movimenti che hanno compiuto anche azioni di guerriglia urbana, noi abbiamo scelto l'Irlanda del Nord, però nell'Irlanda del Nord c'è stata una sorta di pacificazione, hanno perlomeno una tregua, hanno stipulato una tregua. Anche nei Paesi Baschi, però anche nei Paesi Baschi. Perfetto, ma anche, allora, però bisogna guardare cioè come sono le costituzioni dei vari paesi. Il prossimo anno, quindi mi pare maggio 2014, gli scozzesi andranno al referendum per l'indipendenza. Ma perché? Perché la Costituzione della Gran Bretagna gli consente di andare al referendum. In Italia non esiste il referendum, perché da noi non è propositivo, è sempre abrogativo. Quindi se la Scozia giustamente dice: gli scozzesi non siamo inglesi, scusa, siciliano non è italiano, non lo è, perché anche la Gran Bretagna è uno stato unitario. Sì, il Regno Unito, loro si chiamano Regno Unito. Almeno loro hanno la faccia di dirlo. Loro dicono United Kingdom, io infatti questo dico sempre. United Kingdom. Però mi domando, questo l'ho visto che stiamo facendo una conversazione, mi domando fino a che punto possa essere utile in un'idea di Europa, quella di essere tutti frammentati, come appunto piccoli stati. Secondo me... Come piccoli stati. Noi sì, in effetti abbiamo quasi 5 milioni di abitanti, 5,6, vabbè, bisogna vedere quanti sono emigrati nel frattempo, perché qui sì, è una terra che è stata sempre una terra di immigrazione. Forza, prima di immigrazione ai tempi dei greci, che hanno qui realizzato la Magna Grecia, e poi anche di tutte quelle altre civiltà, prima c'erano i Fenici, poi naturalmente i greci, i romani, e poi gli tutti Shalanka, quanti, anche i nostri antenati, come gli Shardana. Noi abbiamo gli antenati, gli Shalanka, che erano i popoli indigeni, i siculi, i sicani, vabbè, ma noi questi li lasciamo bene, abbiamo detto che siamo stati colonizzati da tanti, dai popoli del mare, come dice Nietzsche, Minosse insegna, però come voglio dire, la terra di Minosse. Ora noi siamo popolo del mare, giustamente, e allora mi domando, questo lo dico così, perché da Dio sono siciliano, quindi sono nato qui ad Augusta, da dove stiamo mandando in rete questo programma, però mi domando se in effetti dobbiamo compiere questa separazione, se vale la pena per noi, questa separazione che già è fisica. Grazie a Dio è fisico. Come, cioè, infatti, quel processo di italianizzazione che voleva fare il Berlusca quando disse: voglio italianizzare i siciliani mettendogli il ponte. Noi non ci interessa essere italianizzati per avere un ponte, noi preferiamo prendere le navi.
molto semplicemente. Purtroppo siamo in... Purtroppo anche lì, se non sbaglio, a Messina ci sono problemi. Ma no, i problemi no, a Messina, no, il problema dei TIR, ce ne sono molti, perché è il problema dei TIR che attraversano la città, ma questo problema certamente non l'hanno creato i siciliani. Purtroppo Messina è la città più massonica sicuramente di tutta la penisola italiana, perché là si va avanti solo ed esclusivamente in quest'ottica. E quando è stato costruito il secondo sbarco, no? Quello di Tre Mestieri, che doveva ovviamente liberare la città dai TIR, è stato fatto così male, a parte che è un budello, non so se lei l'ha mai visto, no? È una sorta, è l'inferno dantesco, è una specie di chiocciola che gira. I due invasi sono fatti così male in una zona dove appena c'è un po' di vento si insabbiano, per cui il 90% dell'anno questo coso qua è in fase di sistemazione, vero? O dico una fesseria? No, perfetto. Mi state rivolgendo a un non messinese, quindi, non lo vedete, ma ecco, c'è una conferma, esatto, da parte di un messinese. Cioè, questo molo non serve a niente. Quindi, chi lo sa se è stato fatto apposta? No, certamente è stato fatto apposta, perché poi le ditte che vengono chiamate per togliere questa sabbia, quindi per ripulire, vengono pagati a spese dei cittadini messinesi, molto semplicemente. Questo perché? Perché ci sono delle famiglie a Messina che comandano Messina. Grazie a Dio una famiglia ora è stata messa a tacere, anzi è stata messa ai ferri, è stata sequestrata anche la Maxilla. Quello che succede. Però avete avuto una pagina diversa, oggi state vivendo con questo nuovo sindaco, sì, questo vostro sindaco, sì, che fa addirittura contrasto con le forze armate presentandosi con la bandiera della pace. Quindi state vivendo una pagina, non so, una primavera messinese, probabilmente. E appunto le dico, su questo noi basiamo la nostra forza, perché dico io a livello personale, a livello non di Movimento di Liberazione, perché il Movimento di Liberazione non fa politica, ma come Rosa Cassata, con i soggetti bene o male che girano attorno a un senso di grande libertà a Messina, abbiamo sicuramente appoggiato la campagna elettorale anche in maniera indiretta di Renata a Corinti, per un semplice motivo, perché prima di tutto è un pacifista, a me sta bene. Seconda cosa, lui ha condotto delle lotte importanti contro il ponte, in passato contro i missili di Comiso, contro il MOS. Dice, vabbè, qualcuno ha criticato questo suo essere un po' santone, ma non ha importanza. Questo non ha importanza perché già una persona che ti dà una dritta, noi siamo promotori della pace, non della guerra. E le forze armate, allora le forze armate che si offendono di questa cosa, i generali scappano, come se fosse successo l'ira di Dio, stava scoppiando la terza guerra mondiale, perché Renato a Corinti si presentò con la bandiera della pace. Voglio dire, dice, ma si presenta con la maglietta Free Tibet, io spero che lui presto si scrivi Free Sicily, perché è una persona che comunque ha delle idee, poi che purtroppo la gestione di Messina è molto difficile, perché è un comune che rasente il default, infatti, che prima è successo di tutto di più. Possiamo fare il gemellaggio Augusta Messina, anche noi, cioè, da noi dire, c'è Messina questo problema è tutto del default, per dire in inglese, allora diciamo del italiano. Fallimento, ecco, fallimento totale, perché lo fallimento proprio per chi non riguarda Ato 3, che poi sarebbe, diciamo, la Messina Ambiente, l'ATM, i trasporti, cioè abbiamo problemi simili, anche noi abbiamo un Ato qui siracusana che ci sta portando, ecco, quasi. Quindi ritornando al discorso di che i cambiamenti sono possibili, no? Quando Renato Corinti è diventato sindaco, proprio sfidando una macchina da guerra che era appunto condotta da Franco Antonio Genovese, perché il suo avversario politico con il cui lui si è confrontato al ballottaggio è un pupillo dell'onorevole Franco Antonio, va bene, comunque sia, e quindi comunque lui ha combattuto una macchina senza una lira, senza una lira, perché altrimenti non sarebbe stato credibile. Significa che c'è in atto un cambiamento, quindi c'è il popolo che vuole liberarsi. Esatto, e se è cambiata Messina, che è una città ostinatamente dura, ostinatamente strana proprio dal punto di vista politico, proprio perché è stata sempre gestita negli anni, sì, da un clientelismo pauroso, allora vuol dire che se è cambiata Messina può cambiare tutta la Sicilia. Allora partirà da Messina questa rivoluzione, sì, questo movimento, sì, di liberazione. Il movimento di liberazione avrà la forza. È nato a Messina. Ecco, il movimento di liberazione ha la sua sede istituzionale a Messina, è nato a Messina in marzo e ha portato la sua richiesta di autodeterminazione a giugno. Dove l'ha portata? A Ginevra. Presso l'ONU e alla Casa dei diritti dell'uomo. Bene. Quindi, perché noi praticamente
ci siamo fatti forti di questa legge internazionale e, cioè, e adesso stiamo gestendo questo, perché nel Movimento di Liberazione è normale che si formi un governo provvisorio che farà le sue leggi, ha i suoi dipartimenti. No, come la Lega del Nord, che aveva anche il governo sulla Lega. Non ha niente a che vedere con la Lega, perché la Lega non si è mai avvalsa. Intanto la Lega è un partito italiano. Il Movimento di Liberazione... Loro pure sconfessano l'italiano, Roma ladrona, noi siamo Lega padana, sì, Lega del Nord. Vabbè, però c'è una differenza, loro sono scritte all'Agenzia delle Entrate. Come tutti i movimenti politici, il Movimento di Liberazione, tutti i movimenti di liberazione in genere, non devono essere iscritti a nessuna agenzia delle entrate, non hanno uno statuto ma solo delle regole etiche, perché è come se esistesse già una nazione precostituita, qui manca solo poi lo Stato, cioè è una nazione senza Stato in questo momento, no? Con un governo che ha tutti i suoi dipartimenti, molto semplicemente, non è una cosa nascosta, non è una cosa illegale. Nemmeno i padani loro nascondevano. E gli appartenenti al Movimento di Liberazione godono dell'immunità. Perché godono dell'immunità? Perché sono sotto l'egida dell'ONU. Tutti gli appartenenti al Movimento di Liberazione? Sì. Quindi se io mi iscrivessi al Movimento di Liberazione, godrei dell'immunità in che senso? Dell'immunità politica, sicuramente, non dell'immunità se lei ammazza una persona, non ha più l'immunità. Ma perché i politici italiani hanno l'immunità in questo, cioè hanno l'impunità forse, no, è un'altra cosa. Perché quando si parla di separazione, lei mi insegna che fino a 7-8 anni fa non si poteva parlare di questo, perché uno era praticamente era illegale, e invece in realtà, se noi leggiamo che cos'è il Movimento di Liberazione, rivendica un diritto internazionale. Un diritto internazionale che fra l'altro l'Italia ha recepito e l'ha recepito per gli altri popoli, però no, l'ha recepito per se stesso, perché l'articolo 10 della Costituzione, sì, ma riconosce con gli altri popoli, no, giusto? Nel momento in cui riconosce un diritto internazionale, l'articolo 10 della Costituzione, scusi, volevo dire, il popolo italiano riconosce il diritto di determinazione, di autodeterminazione di altri popoli, no, per tutti, giusto? Per tutti, va bene, e quindi anche per i siciliani, chi lo sa, per i sardi, e vedremo a questo punto, ma non è l'Italia che decide anche per i sardi, giustamente, anche loro hanno un partito sardo da moltissimi anni, da più di noi, no? I sardi hanno una situazione politica che è completamente differente dalla nostra, perché loro non hanno mai avuto la cosa di nazione, cioè, e per da loro la situazione è più un fatto di etnia, per la quale si possono autodeterminare, perché i sardi sono un'altra etnia rispetto ai siciliani, per esempio. Loro hanno appunto la lontananza, l'isolamento, e quindi sono rimasti anche molto legati a delle tradizioni e tutto. Esiste un movimento di liberazione sardo, quindi come esiste il movimento di liberazione dei Veneti, così come stanno nascendo i movimenti di liberazione, perché l'unica strada non è quella politica delle elezioni, perché con una legge che ci impone uno sbarramento, ammesso tu pure che tutti gli indipendentisti si mettono insieme, sarebbe difficile superarlo, perché ovviamente le lobby, le grandi logiche ti impediscono di poter crescere, perché la Sicilia, la Sardegna, mi soffermo su questo, ma ci consideriamo le isole sorelle, sono troppo importanti per l'Italia per fare basi militari. Là abbiamo il poligono di Quirra. Non ci dimentichiamo quello che sta succedendo nel nostro paese. Sono stati sommergibili atomici alla Maddalena fino a poco tempo fa. Perfetto. Ma guardi che sommergibili atomici li abbiamo anche in Sicilia. Probabilmente ci sono dei punti dove lei vede una montagna e poi in realtà quella è un deposito. Ma li abbiamo più vicino. Quindi noi partiamo da una terra in cui appunto abbiamo gli americani. E allora, siccome noi non vogliamo fare la guerra a nessuno, non intendiamo che dai nostri aeroporti partano armi di guerra, come quando è stato per la guerra in Libia, che è stata una guerra ingiusta e voluta non dai ribelli, perché si volevano liberi da Gheddafi. È stata una guerra che è stata voluta dagli americani e dai francesi, perché Gheddafi, che è una storia lunga quella di Gheddafi, dobbiamo riallacciarci anche all'incidente di Ustica. Penso che non la possiamo fare. Ecco, come ci abbiamo bisogno noi. Noi sì, quindi la guerra di contro la Libia non è stata una guerra di ribelli, è stata una guerra degli americani che hanno pagato i ribelli. Cioè, la Libia ha un petrolio che è tra i più raffinabili, anzi il più raffinabile. La Sicilia ha lo stesso petrolio della Libia, perché la Sicilia, da come nasce la Sicilia geologicamente, si stacca una parte, la parte occidentale nasce dalla placca africana, la parte
orientale, questa dolce Siracusa, e Catania, cioè invece nasce dalla placca indoeuropea, quindi ha un'oro diversa, non c'è qua, non c'è il petrolio, mentre invece al sud della Sicilia o in tutta la zona africana c'è il petrolio, Trapani africana, cioè dico, se lei si affaccia a Trapani o a Castelvetrano una giornata limpida, vede le coste dell'Africa. Quindi voglio dire, siccome la Sicilia ha questa grande arma per la quale si fanno le guerre, che è il petrolio, che ancora l'uomo è così demente, bravo, a capire che bravo. Ci sono le energie alternative. Ci sono le brave, infatti abbiamo parlato in un'altra occasione con un esponente di una ditta che realizzava pale eoliche qui sì. in Sicilia e la Sicilia, come regione siciliana, ha impedito la costruzione di queste pale eoliche perché avevano scelto un'altra strada. Va bene, allora voi siete un movimento di liberazione nazionale della Sicilia e quindi vi batterete perché possiamo liberarci tutti quanti dal resto d'Italia, dal governo italiano. Sì, esatto, allo Stato unitario, che è uno Stato occupante. Io vorrei semplicemente concludere dicendo solamente una cosa che è importante. I siciliani non siamo italiani, siamo un popolo internazionale e come tale abbiamo il diritto alla nostra terra, il diritto alla nostra dignità di uomini e di popolo, il diritto alla nostra mediterraneità, il dovere di vivere la nostra sicilianità, il dovere di restituire la Sicilia ai siciliani. Se noi saremo ben decisi, compatti, intransigenti, e sicuramente lo saremo, saremo anche invincibili. Questa è una parola di Antonio Canepa che dice: popolo siciliano, popolo dei Vespri, svegliati, popolo grande, eroico e generoso, abbi fede. Le tue sofferenze sono ormai alla fine, coraggio dunque, tieniti pronto ad innalzare la bandiera della Sicilia libera e indipendente. Dice Antonio Canepa: la Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo, pacifica, laboriosa, ricca, felice, senza tiranni e senza sfruttatori. Questo è il libretto che lui scrisse nel 42, che veniva distribuito clandestinamente, appunto, La Sicilia e i siciliani di Antonio Canepa. Allora, questo libro forse converrebbe portarlo anche nelle scuole a leggerlo, esatto, farlo leggere. Trovarlo, noi ci possiamo impegnare a trovare questo sarebbe interessante, sì, originale. Io ho un piccolo riassunto appunto dove Antonio Canepa spiega perché la Sicilia deve essere indipendente, perché la storia e la geografia ci insegnano che deve essere indipendente. La geografia perché già è stata posta separata dal resto del continente, e perché la Sicilia tutte le volte che si è liberata da un tiranno, da uno Stato occupante, è stato uno Stato ricco, libero e felice. Certo, all'epoca dei Romani era il granaio dell'impero e adesso potremmo anche avere sottosuolo il petrolio, però dovremmo puntare sulle energie alternative. Sicuramente. E per quanto riguarda l'indipendenza, in effetti non siamo stati mai indipendenti, perché abbiamo avuto sempre un re, un tiranno. Sì, però sempre indipendenti. Perché sicuramente... Forse l'unico che in qualche modo ha dato in verità a noi siciliani forse il senso dello Stato è stato Federico II di Svevia, che pur essendo imperatore del Sacro Romano Impero, però essendo appunto cresciuto a Palermo fra arabi e quindi musulmani, siciliani e altre etnie che c'erano a Palermo, è stato un imperatore tollerante che ha dato poi anche... delle costituzioni di Delfi, ha istituito la scuola politica siciliana, e la scuola che ha dato appunto il volgare illustre neolatino prima degli altri. Possiamo concludere così? Sì. Con questo orgoglio siciliano? Sì, e con una grande parola, Sicilia libera. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.